the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you." Dottor Primo Micarelli, la presenza del dottor Leonard a Gasbai e quindi in particolar modo nella sede operativa della nona spedizione del Centro Studi Squali italiano è piuttosto significativa. Quali sono le aspettative che può generare la collaborazione con il dottor Compagno? Beh, innanzitutto per noi è grande motivo di orgoglio di avere la compagnia del dottor Compagno, perché dimostra che comunque stiamo cercando di lavorare seriamente, almeno ci stiamo provando, e queste parole ci confortano, però allo stesso tempo ci caricano di responsabilità, perché dovremo in futuro cercare di portare avanti quello che il dottor Compagno ha detto, ovvero un impegno serio e da trasferire poi in Europa, nel Mediterraneo, per lo studio del grande squalo bianco, ma non solo per lo studio, ma anche per la protezione. E quindi questa di stasera per noi è un incontro molto importante che ci motiva in questo, vede unite delle forze importanti, l'Università della Calabria, con il professor Sperone, il professor Tripepi e tutta l'equipe che in questi anni ci ha supportato e ci porta avanti, l'Università di Siena, l'Acquario Mondo Marino e il Centro di Scuole che rappresento. Queste forze, unite con le forze del dottor Compagno dell'Università di Stellenbosch, ci daranno la possibilità, anche Mediterraneo, speriamo di ottenere dei risultati in futuro quando partirà il programma. Dottor Sperone, Emilio Sperone, la collaborazione con il dottor Compagno apre anche delle nuove prospettive con l'Università della Calabria? Beh, assolutamente sì. Per chiunque studia e lavora con gli squali, sicuramente lui rappresenta il punto di riferimento. E prima scherzavamo che è come un po' il nostro guru, ci aiuta, ci dà forza, e abbiamo chiacchierato a lungo oggi. E lui ha detto che una cosa molto importante, al di là della ricerca applicata che si va a fare, per esempio con lo studio del comportamento, con tutte le telemetrie, le analisi genetiche, l'importante è anche non tralasciare gli aspetti della ricerca di base, quale per esempio la tassonomia, che è molto importante. Oggi ci sono molti scienziati, ma pochi tassonomi, e senza lo studio della tassonomia, senza lo studio di questa base, è impossibile andare avanti. Quindi sicuramente lui si è dato disponibile ad aiutarci a crescere e a sviluppare anche questi aspetti. Sicuramente la sua presenza, la sua collaborazione può essere non solo una fonte anche di nuovi stimoli e di incoraggiamenti, ma sicuramente una valida mano in quella che vuole essere la nostra progressione nella conoscenza di questi affascinanti signori degli oceani. Dottor Compagno, un'ultima domanda. Lei oggi è stato a Gasbai, a parte e al di là dei professionisti che ha intorno, che l'hanno accompagnato in questa intervista, che certo non sono tutti giovanissimi, però è stato in contatto con numerosi studenti, appunto, che fanno parte della spedizione. Probabilmente nel corso delle sue normali giornate professionali è in contatto con molti giovani. Cosa direbbe, cosa vuole dire a questi giovani e ai giovani in genere che specialmente in Italia si sono avvicinati allo studio degli squali grazie anche all'attività del professor Micarelli e del professor Sperone?
non è stato una, diciamo, non è stato un intervento in loro da poco nella nostra nazione. Ma cosa direbbe a questi giovani, lei, proprio lei, che da tutta una vita studia gli squali e ancora li sta studiando? You've been in contact today with professionals in the field, but you've been also in contact with the young people that are approaching the study of biology and shark in particular. What would you tell those young people to do for their career, for their future? Yes. I've been in contact with just about everybody that does white shark work, and I've done a lot myself and some of my students. I would recommend for young people that there is always something to do with this animal, and that rather than saying that you want to be a white shark cowboy, so to speak, and do all your own thing and just make a name for yourself, you have to work together to save this animal. You have to work together or else that it's going to become extinct. And I say, there is hope, but you have to work for it. There is hope, but you have to not let other people do it. There is hope, but you have to do it yourself. Ho studiato gli squali per moltissimi anni, ho fatto gli studi più approfonditi possibile. Sono stato in contatto con tantissimi giovani, così come sono stato in contatto con professionisti seri, quali il professor Michelelli e il dottor Emilio Sperone. Cosa dico ai giovani che si devono applicare? Che non devono fare i cowboy per farsi un nome, quindi farsi vedere in maniera rocambolesca. Devono agire in maniera seria, in maniera coordinata, perché bisogna salvare questi animali e non solo. Perché se si estinguono non si può più tornare indietro, quindi applicarsi seriamente per un risultato importante. Dottor Leonard, la ringraziamo per la sua disponibilità, ringraziamo il dottor Micarelli, il dottor Sperone, ringraziamo Daniele Giglioli e Franco Iosa, che sono coloro gli autori dei documentari, dei piccoli documentari, di quei piccoli capolavori che ogni giorno ci inviano dal Sudafrica e che con gran piacere mettiamo online su Video Pensiero. Grazie a tutti e buonasera. Di nuovo grazie professore. Vorrei dire solo una cosa, io ho messo un po' di idee, ma il grande lavoro l'ha fatto Daniele. Entrambi. Anche l'editing, che sono degli editing accattivanti, affascinanti, infatti sono molto cliccati i suoi filmati. Senza voler nulla disconoscere a Iosa, che è anche il responsabile fotografico della missione. Di nuovo buonasera e grazie a tutti. Some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say,